Torna a Chieti il Criterium Vetturette, la gara di regolarità per automobili storiche che negli anni 50 si svolgeva nel tracciato della Villa Comunale, che per l'occasione veniva riempita di balle di fieno. Protagoniste all'epoca erano le biposto Sport 750 cilindri e le monoposto della categoria Formula 3. Uno spettacolo che richiamò anche il celebre John Cooper, che in quegli anni lanciava come Colin Chapman la sfida delle auto con motore posteriore. Un evento importante, per la prima volta ritorna dopo 60 anni a Chieti il Gran Criterium Vetturette, una corsa dei primi anni 50 che ha riscosso un grande successo a livello internazionale, e quest'anno tra le varie autovetture che parteciperanno, che sono circa 30 barchette più o meno di quel periodo, ci sono addirittura due auto che hanno partecipato all'edizione del 51 e del 52 del Gran Criterium. Gli equipaggi arriveranno il venerdì pomeriggio, poi dal sabato, dalla mattina del sabato alle 9 ci sarà un'esposizione delle macchine su Corso Marruccino, si partirà alla volta di un giro in provincia di Chieti per poi rientrare su Chieti intorno alle 5 del pomeriggio, e in quell'occasione comincerà il vero e proprio Gran Criterium sul circuito all'interno della Villa Comunale. La partenza sarà fatta su gruppi di 4 autovetture alla volta, si tratterà di una competizione di regolarità, per cui non basata sulla velocità ma sul rispetto dei tempi di percorrenza, e il tutto sarà anticipato da un giro di auto rilevanti offerte dall'associazione Passione Ferrari, che è il più grosso club associativo del mondo di proprietari di Ferrari. Il tutto sarà contorniato anche da un concorso fotografico e chiaramente cerchiamo veramente di poter realizzare questo evento questo fine settimana, se il tempo permette, perché è una cosa importante per il nostro territorio. A quali gare, a quali auto è permesso partecipare a questa competizione? Il Gran Criterium Vetturette era una competizione aperta ad autovetture sportive di media e piccola cilindrata. In questa, diciamo, nostra edizione invece sarà aperta ad autovetture barchetta che vanno dagli anni 30 fino agli anni 50. Il dinamico club Ruote Classiche Teatine, affiliato dallo scorso anno ad ACI Storico, ha deciso di riportare la manifestazione quest'anno il 7 maggio, anche se il programma prevede già dal giorno precedente l'arrivo dei partecipanti e una mostra fotografica a margine. Complimenti vanno agli organizzatori, noi come amministrazione ci siamo da subito dimostrati vicini ad una rievocazione di un grande appuntamento storico, importante per la nostra città, una manifestazione sportivo-culturale, e noi diciamo sempre che attraverso questi eventi che hanno fatto grande Chieti nel corso degli anni bisogna appunto ripartire, perché sia per quello che sarà il presente ma soprattutto per quello che sarà il futuro.